Ciao a tutti, io sono Francesca e oggi voglio farvi vedere gli acquisti che ho fatto a tema Natale su AliExpress. È il 3 di ottobre e io ho già della roba pronta per decorare casa per Natale. Non so quante parti vi farò di questi acquisti qua perché è veramente un po' di roba e un po' ne deve ancora arrivare, quindi vedremo. Comunque ho preso 4 adesivi per le finestre, 2 adesso voglio evitare che cada tutto, però comunque sono doppioni, nel senso che questi due, vabbè, sono uguali a questi due, e questi qui sono adesivi che si attaccano alle finestre, si attaccano e si staccano senza problemi, non c'è la colla, sì, esatto, si possono attaccare e staccare per pulire i vetri. Io qua a fianco ho la borsa con tutta la roba, la sportiva. Quindi adesso vado a pescare a caso. Questo è un sacchetto natalizio dove dentro ci vanno i regali. Perché a me piace usare la fantasia. Quindi a me fare un pacchetto normale per Natale o per compleanno non mi piace e quindi no, su AliExpress c'è di tutto, costa pochissimo la roba e quindi ne ho approfittato per appunto prendere questo, poi ne ho preso un altro, però non è uguale a questo più piccolo. Poi ho preso queste lanterne dove dentro ci andranno le pile, che sono le stesse, anzi no, aspettate, qua le pile ci sono già, esatto, qui no perché ancora non le ho messe, però qui c'è già la pila. Quest'anno non facciamo l'albero di Natale perché Ugo distruggerebbe anche quello, quindi evitiamo di fare l'albero di Natale e quindi diciamo che ho tentato di prendere qualcosa e qualcosa deve ancora arrivare per diciamo evitare questa mancanza, perché la mamma ci tiene molto all'albero di Natale. Questo è un banner, ho scritto Merry Christmas e carino. Poi un altro banner, identico a quello, perché qualcosa volevo mettere a casa anche di mia suocera. Balloncini vari, questi qui io non ve li sto ad aprire, li farò vedere nei vlog di Natale. Comunque, uno è un palloncino con Babbo Natale, uno con un elfo, mi sembra che sia questo, spero che sia questo, e ce ne dovrebbe essere uno col pan di zenzero, ma chissà dove va. Credo sia, boh, non lo so. Comunque, se dopo lo trovo ve lo faccio vedere, se no te lo farò vedere il giorno di Natale. Vediamo. E appunto, adesso faccio vedere una cosa che vi ho fatto vedere anche nel video di Halloween. Perché ho preso i palloncini, mi serve anche questo, che è il nastro che serve per attaccare i palloncini. Sempre da AliExpress. E mettiamo qua di lato questa roba, così so quello che vi ho fatto vedere e quello che non vi ho fatto vedere. Questo. Pacchettini regalo finti, diciamo, da aprire, insomma, da eccetera, anche perché un albello piccolino in camera me lo faccio. Questo è l'altro sacchettino natalizio che ho preso da AliExpress, questo dovrebbe essere 50 cm, queste qui sono delle scatole, qui ce ne sono 4 ma in realtà ce ne sono 5 dentro il pacchetto. Sono delle scatole che servono appunto per fare i regalini, così ve lo faccio vedere anche montata perché ho provato a montarne una e alla fine montata diventano così, siccome boh, uno può mettere dei biscotti, quello che meglio crede, però sono carini. Poi sempre per Natale, eccolo là, l'altro, il eccolo qua, l'altro palloncino pan di zenzero, quello che mancava, trovato. Questi sono sacchetti dove dentro praticamente
ci si può mettere i regalini. E ne ho presi. Così e così bianco. Sono uguali però ma adesso il colore. Mi ero trovata che di questi pacchetti qui non ho visto. Però vabbè, piccoli dettagli, vero? Poi ho preso l'ultima cosa di questo video, perché molta roba molto tutto deve ancora arrivare. Questi qua sono praticamente degli adesivi che io ho pensato, io e tuttora penso, che magari quando vado a fare il pacchetto, ne so, questo, come diciamo garanzia, sigillo di garanzia, ci metto questo adesivo qui e basta. E anche per gli altri pacchettini che vi ho fatto già adesso. Perché questi qui sono in nylon, non sono in stoffa, quindi diciamo che come marchio, come Merry Christmas c'è scritto. Comunque me ne devono arrivare anche degli altri di questi. E sono, secondo me sono carinissimi. Contate che questi qua mi sembra siano 300, questi qui, e questi sono 100, quindi mi sembra pagati 99 centesimi, cioè pochissimo, e diciamo che fanno fare una bella figura. Speriamo solo che perché per quanto riguarda Halloween so che Tiger ha messo i prezzi altissimi per la roba di Halloween, infatti anche per Halloween ho ordinato AliExpress, e speriamo che invece sotto Natale sia un po' più, visto che a Natale siamo tutti più buoni, Tiger sia più buona con i prezzi, ecco. Così mi sono dimenticata di farvi vedere che ho preso anche queste quattro sportine sempre da AliExpress per Natale, per metterci dei regali che magari dentro le scatole più piccole vi ho fatto vedere, o i sacchetti più piccoli non ci stanno, perché comunque quei sacchetti di stoffa di Babbo Natale so già chi devo darli, quindi alle altre persone magari che vedo un regalo che mi fa pensare a quella persona lì e nelle altre scatoline come ho detto prima non ci stanno, uso la sportina a tema natalizio, quindi carine, mi sono piaciute e costano pochissimo, anche queste qui su AliExpress le trovate a pochissimo, poi tra un po' secondo me cominciano anche gli sconti e quindi insomma, vedete voi. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!